La società immobiliare Slime è il vostro partner affidabile sul mercato. Facciamo in modo che i sogni si avverino. Sono l'agente immobiliare Sam e troverò la casa perfetta per voi. Smettetela di urlare, mi occuperò di tutto. Lei è un impostore, ci ha promesso case da sogno. Che vergogna, ci siamo fidati di lei, com'è possibile? Per favore, non è colpa mia! Non capisco perché non mantieni mai le promesse. E non capisco perché le bambole sono così indignate. Ho trovato loro una bella casa di cartone, che altro vogliono? Questa secondo lui è una casa? Impossibile! Upsi! Credo che dovrò tirarti fuori dai guai un'altra volta. Sono prontissimo ad aiutarti! Ciao a tutti! Come forse già sapete, Sam non è il massimo come agente immobiliare. Ehi, perché fai nomi, Sue? Vediamo che tipo di costruttore diventerà. In realtà provengo dalla più famosa dinastia di costruttori di Tibidaba. Davvero? Interessante! Abbiamo costruito tante case, ma per qualche strano motivo non l'avevo mai saputo questo. Questo va qui! È perché sono molto modesto. Non volevo vantarmi, sai? Ecco un'altra cosa che ho imparato su di te. Ora è il momento di un piccolo trucco. 1, 2, 3, 4, voilà! Sio, la creatrice, sei proprio tu? Sì. Ecco una lettera per te da parte di un certo Sam lo Slime. Chissà che cos'è. Wow, sono le texture mancanti! Abilmente scolpite da me! È piuttosto evidente, Sammy, c'è così tanto rosa qui! Beh, visto che questa è la casa di Sam, dovrebbe essere visibile da lontano. La casa di Sam? Come vedi, anch'io partecipo a questa costruzione. Oh, giusto, allora puoi scegliere l'arredamento d'interni. Davvero? Beh, questo è di mio gradimento. Forza! Allora, Sammy, cosa ne pensi? Ti piace questo arredamento? Calmati, ci penso io, Sue, è saltata fuori un'altra cosa! Cosa? Wow! Questo a che serve? In realtà ho anche promesso di arredare la casa, ma non preoccuparti, ho preparato i pezzi. Visto? Lo sapevi, eh? Sei fortunato perché adoro lavorare con i mini mobili. Sistemiamo un po' i bordi di questo pezzo così. Ottimo! A proposito, anche tu potresti fare qualcosa, sai? Lo sto facendo, dai, non distrarti, vedrai! Oh, che mistero! Va bene, il materasso è al suo posto e il nostro letto si abbina perfettamente al colore delle pareti. Sai che ho molti alter ego, vero? Questo è il regalo di Sam, la Sart! Wow, Sammy, sono così belli! Che ne dite, amici? Se siete d'accordo, metteteci un pollice in su! E tu che eri preoccupata che fossi un perdigiorno! La nostra bella camera da letto non può fare a meno di un tavolo da trucco. Mettiamolo qui, è bellissimo. Cos'altro possono fare i tuoi alter ego, Sammy? Andiamo! Guarda pure, Sammy il falegname ha fatto del suo meglio creando un armadio. È fantastico! Ma Sue il falegname vuole aggiungere un piccolo extra. Bene, adesso ci starà tutto. Per me la cucina è il luogo più accogliente di ogni casa. Rendiamola più funzionale. Leghiamo il pezzo dello sportello del forno con un filo di ferro, così sarà in grado di aprirsi e chiudersi. Accidenti, sei un genio dell'ingegneria! Non capisco perché tutta questa sorpresa. Con lo stesso principio realizziamo l'anta di un mobile, così, tutto molto semplice. Questo mobile è angolare per un motivo preciso? Sì, qui ci sarà un lavandino, non appena avrò capito come installarlo. Hai chiamato un idraulico? Farò tutto in men che non si dica! Ecco fatto, signorina! Guardi qua, che meraviglia! Io e te siamo proprio una squadra da sogno, Sammy! Guarda come ho installato il fornello! Completiamo il mobile decorandolo un po'. Siamo stati bravissimi, vero? L'importante è prendere correttamente tutte le misure. Questo scaffale con i ripiani starà benissimo su questa parete. Vi piace? No, chissà quanti dolci si possono conservare lì! Attenta, Susie, sto arrivando! Wow, che bello! Il tavolo può essere messo, ad esempio, qui! Quasi dimenticavo! Il frigo! Proprio così! Senza il frigo non si può chiamare cucina! Ecco qui! Siamo stati molto più che bravi! Finiamo di montare le pareti qui
e naturalmente anche da questo lato. Ed ecco la ringhiera, la sicurezza sempre al primo posto. Date un pollice in su se siete d'accordo. Perché questo garage è rimasto senza porta? Così va meglio. Adesso sì, molto utile. Oh, lo senti? Deve essere il nostro tetto, lascia che ti aiuti. Susan, ci sarà un altro tetto. Capito? Ce l'ho, ancora un po' e tutto sarà saldamente al suo posto. Eccellente, missione compiuta. Questo ha un look completamente diverso. Aggiungerò solo un dettaglio, hop. Posso già immaginare come gli inquilini berranno qui il caffè al mattino e il tè alla sera. A proposito di inquilini, non riesco a capire. Come faranno le bambole ad arrivare sul tetto, in aereo o qualcosa di simile? Ma certo che no, ti faccio vedere una cosa. Non abbiamo mai fatto una scala del genere. Questo è il primo gradino, gli altri li faremo come questo. E ogni gradino sarà di un colore diverso. Adesso cercherò di fare un bordo preciso. È venuto perfetto! Non proprio, Susy, perfetto è quando è così. Ah, cosa? Wow, bella mossa! Forza, gente! Contiamo quanti gradini ci saranno qui! Hop! Oh, io ne ho 11 e tu? Au! Bene, i gradini devono essere sempre accompagnati da una ringhiera perfetta. Usiamo un po' di magia. Ecco il tocco finale! Ehi, fate largo! Una scala degna delle migliori bambole. È ora di invitarle nella loro nuova casa. Restate con noi! Seguitemi, signore! Sam, l'agente immobiliare, mantiene sempre la parola. Lo vedremo. Dov'è la casa? Sei pronta, Susan? Apri! Voilà! Wow! Guarda qui, che bel balcone! Ho sempre desiderato una tettoia come questa! Oh, grazie, signora agente immobiliare! Diremo ai nostri amici di venire solo da lei. Le faremo tantissima pubblicità e non vediamo l'ora. Ok, volete farvi una foto nella vostra nuova casa? Con piacere. Oh, che bella idea. Avvicinatevi e dite Sam. Bip bip, attenzione, inversione di marcia. Attenzione, sto parcheggiando. Perfetto. Wow, che cesto pesante! Meglio fare attenzione a dove metto i piedi. Hop, hop, hop! Adoro questi colori e la balaustra è semplicemente stupenda! Ecco l'ultimo gradino. Allora, dovrei cominciare con la cucina. Vediamo che abbiamo qui. Una pentola! È proprio sui fornelli. Qui ce n'è un'altra. Qui invece abbiamo gli utensili da cucina. Sullo scaffale metteremo piatti e ciotole, che meraviglia! Il trasloco mi fa sempre venire fame. Oh, dovrei cucinare qualcosa. Oh, il frigorifero però è completamente vuoto. Farò un salto al negozio qui vicino prendendo qualcosa. Potremo fare un veloce e delizioso stufato. Ah, che profumo! Bene, bene, che cosa abbiamo qui? Wow, quanti bei vestiti! Dovremmo trovare un posto dove metterli. Questo bellissimo vestito lo appendiamo con una gruccia. Non vorrei sgualcirlo. Molto bene. Che bello avere un armadio così spazioso. Ci entra tutto. E anche di più. Questo andrà nel cassetto. La vista da qui è semplicemente magnifica. Il balcone però è un po' vuoto. Una bella pianta risolverà il problema. Aggiungiamo un po' d'acqua. Wow! Ecco che cosa succede quando il balcone si trova sul lato soleggiato. Ah, e truccarsi qui davanti allo specchio è davvero un piacere. Oh, questa parete è veramente spoglia. Le mie foto preferite o semplicemente delle belle immagini andranno benissimo. Le appendiamo in modo asimmetrico. Così sono bellissime. Ah, che letto comodo, ha un materasso morbidissimo. Ho voglia di fare un pisolino. Non ho ancora avuto il tempo di vedere tutto. Che meraviglioso mini giardino! Che cos'altro serve per essere felici? È bello essere a casa! Abbiamo fatto un ottimo lavoro! Siete d'accordo? Che ne pensate di fare un piccolo tour della stanza?
Le bambole hanno adorato da subito la loro casa. E voi? Dateci un pollice in su e iscrivetevi al canale. Ciao ciao!